Cresce l'attesa per il vertice tra Italia e Serbia. Il premier Letta sarà domani ad Ancona con una nutrita delegazione di ministri. La città sarà blindata. Le scarpe marchigiane in vetrina nei principali mercati mondiali dopo il MICAM di Shanghai. Domani la fiera di Mosca con 130 aziende marchigiane. Dalla Cina alla Russia si è concluso ieri il MICAM di Shanghai e domani prenderà il via l'OBUV, l'attesa fiera della calzatura a Mosca, alla quale parteciperanno 130 aziende marchigiane. Ce ne parla Annalisa Serpilli. Nessuna pausa di riflessione per i calzaturieri marchigiani. Ieri si è concluso il MICAM di Shanghai alla sua seconda edizione. Molti di loro, senza tornare a casa dalla capitale cinese, si sono già spostati a Mosca, dove domani prenderà il via l'attesissimo OBUV 2013. Se infatti Shanghai rappresenta per il segmento regionale un mercato ancora da esplorare, ricco di aspettative per il futuro, la Russia è il mercato di riferimento da anni, dove si concentra la maggior parte delle esportazioni regionali. Ma in queste 24 ore un bilancio sull'andamento della fiera cinese è d'obbligo. Un bilancio con luci e ombre, molte le presenze ma ancora pochi i compratori per le 73 aziende marchigiane presenti. Un'edizione durante la quale si sono soprattutto consolidati i risultati dello scorso aprile. È un mercato abbastanza vergine, quindi direi che i contatti si iniziano a prendere, però i risultati sono ancora poco soddisfacenti. Io credo che sia andato secondo le aspettative. Io credo che nessuno degli imprenditori pensava di venire qui a portare gli ordini per l'azienda per tutto l'anno. Ci sono stati dei buoni contatti, molti sono soddisfatti, altri hanno preso alcuni appuntamenti. È indubbio che è un mercato che noi dobbiamo studiare bene. Credo che se noi continuiamo in questa iniziativa che ci posiziona nel cuore di un'economia che sta sempre più crescendo, senz'altro quando il mercato si aprirà in pieno ci saranno degli ottimi affari, e chi è posizionato già vende, chi invece arriva probabilmente rimane indietro. Dalla Cina alla Russia, dunque, da domani la sfida per i calzaturieri marchigiani riparte, saranno 130 le aziende presenti della regione.